Sapete dove siamo adesso? A Nago. A Nago, in piazza? Giole. In piazzetta? Detta del Pesarol. Perché Pesarol? Cosa vuol dire Pesarol? È una parola derivata dalla Pesa. Pesa, Pesarol è una Pesa piccola. Perché? Perché una volta, tanto tempo fa, quando c'era ancora il castello qua a Nago, i signori si facevano pagare le tasse. Le tasse erano proprio la merce che passava durante il tragitto che facevano nel paese. Qui vedete c'erano due strade molto vecchie che passavano venivano da Arco, facevano la vecchia Mazza e venivano da qua e andavano a Rovereto. L'altra strada era da qua, da Santa Lucia, veniva su sotto il castello, da Torbole, quando c'era ancora il porto a Torbole. Qua i signori si facevano pagare le tasse e dovevano pesare le merci e ogni tot di chili, di quintali, pagavano queste tasse. Per pesare questa merce serviva una bilancia. Questa bilancia era di tipo particolare, chiamata a sospensione. Perché? Perché aveva bisogno di un pezzo di legno, in mezzo c'era un occhiello con un gancio e lì metteva agganciata la pesa. La pesa era formata appunto da due ganci e una asta prolungata. Su questa asta c'erano due gradazioni, una fino a 15 kg, poi giravano l'asta e pesavano fino a un quintale e mezzo. Cosa succedeva allora? Questo palo doveva avere bisogno di tre persone, una, due che alzavano il palo e un'altra che misurava. Invece questo sasso, torniamo al sasso del Pesarol, aiutava a pesare, cioè non serviva la terza persona perché appoggiavano su questo sasso l'asta e bastava anche una sola persona per pesare la merce. Quindi il Pesarol è nato proprio perché serviva a pesare le merci. I signori sono caduti, i castelli non ci c'erano più e quindi non serviva più la pesa pubblica. È subentrato i negozi, c'erano altri tipi di bilance molto più sofisticate e quindi il Pesarol ha perso il suo modo di essere perché non serviva più. Quello che mi ricordo io, quindi molto più recente di questi racconti, qui questa piazzetta era l'anima del paese, diciamo. Durante il carnevale, per esempio, mettevano qua in mezzo un palo alto 6-7 metri, lo ungevano di grasso perché avevano la difficoltà per salire e in cima c'era, mi ricordo, un cerchio di una bicicletta con intorno tutti i regali. Una mortadella, un salame, un pezzo di formaggio e dovevano salirlo e quelli che riuscivano a prenderlo era suo, era il premio. Naturalmente per salire dovevano mettere della cenere perché sennò si volavano giù. Quindi la gente tutta intorno che gridavano naturalmente, no? Perché bravo, bravo qui, bravo là. Quello è uno dei motivi del carnevale. Un altro motivo importante, sempre della piazza, era durante le feste di, questo qui molto più recente, le feste estive, perché quasi tutte le sere, specialmente di sabato e domenica, si metteva qua in mezzo la banda del paese e suonava. Quindi la gente, anche i forestieri che c'erano qua, naturalmente il Pesarol era la tribuna, perché si mettevano tutti qua per vedere e ascoltare la musica. Quello che mi ricordo anch'io da giovane, quando è passato qua per andare a scuola, perché io abitavo qua dalla parte a sud del paese, e la scuola elementare da qua, quindi passavo qui di frequente e c'erano i commercianti, qui mettevano sopra per esempio le cassette dei funghi, venivano da Folgaria, la signora si metteva qua e vendeva i funghi, poi c'era l'ortolano, mettevano qua le verdure per vendere. Gli ambulanti gridevano, signore qua, signore, bella verdura, non so, i funghi migliori del mondo. Era così e quindi attiravano la gente naturalmente, no? Ecco, uno di questi, per esempio, anche il pescivendolo. Qui c'è il pescivendolo
E qui il regno, il comandante del Pesarol è il gatto, vedi, che sta lì, che aspetta un pezzetto di resta o qualcosa, no? Altri motivi erano appunto i comizi, famosi comizi, prima i comizi politici. Per fare il sindaco, qui veniva la gente, si metteva sul sasso e parlavano. Questo qua, per esempio, è il primo sindaco di Nago, Ernesto Girardi. Com'è cambiato che aveva detto che qui sempre facciamo carnevale? Sì. E com'è cambiato che hanno fatto lì sempre, dopo hanno cambiato e andati a sì, ecco, fare la carnevale? Sì, ecco, diciamo così, che qua, quando non c'era il traffico che c'è adesso, naturalmente, allora, come via la stazione, il traffico era poco, e quindi lo facevano centralmente qua, c'era l'albo della Cucagna, là in fondo distribuivano i spaghetti al sugo, e le maschere andavano qua indietro, quindi bloccavano tutto. Quindi per motivi appunto di sicurezza e di traffico l'hanno spostato dove c'è adesso la piazza Piazzola, che lì è fuori e quindi la gente può passare tranquillamente. Un altro motivo centrale proprio della piazza, perché? Perché lì festeggiano l'acqua potabile in tutte le case di Nago. Siamo nel 1957. Comune appena fatto, e lì festeggiano perché è arrivata l'acqua potabile. Hanno fatto l'acquedotto nuovo. Una cosa abbastanza interessante, questa che è un po' più vecchia del tempo, era l'inaugurazione del busto di Scipio Sigale, che è qua di fronte, e qui c'è un onorevole che parla agli studenti universitari, perché Scipio Sigale è il papà degli studenti di Trento.